Vi devo confessare che mi ha già conquistato nei primi 2 minuti che siamo stati in collegamento e sono certa che conquisterà anche voi. Sara Ciaffardoni in collegamento con noi questa mattina, giovane scrittrice, blogger, bookstagrammer, influencer e chi più ne ha più ne metta. Buongiorno Sara, benvenuta. Buongiorno Paola, grazie. Grazie a te davvero di cuore per aver accolto il nostro invito. Tra l'altro tu sei pugliese, quindi giochiamo in casa, ma sei della provincia di Foggia, di Cerignola, quindi non giochiamo in casa di più. Come dicevamo prima, ci siamo scattate un selfie così a distanza, ma hai detto bene tu, questa foto diventerà presto fisica perché ti aspettiamo proprio in presenza nei nostri studi. Allora, da dove vogliamo cominciare? Perché ho tante domande da farti. Innanzitutto, come nasce questa tua passione per la scrittura, Sara? Da quando ricordo praticamente, perché scrivevo prima ancora poi effettivamente di saperlo fare, cioè inventavo storie, aprivo i libri, siccome sono sempre cresciuta in una famiglia dove la cultura è stata la chiave per superare ogni cosa, e quindi giustamente sia me che mia sorella ci leggevano le storie e poi successivamente i miei genitori ci regalavano i libri. Però io sono sempre stata una persona che voleva andare oltre, voleva scoprire quello che ci sarebbe stato dopo, quindi fingevo di leggere i libri aprendoli e inventando queste storie. E poi ci rimanevo malissimo quando scoprivo che invece le storie finivano in un altro modo. Ho iniziato ovviamente a leggere successivamente, appena iniziate le elementari, però capivo che c'era un qualcosa, non mi sentivo al 100% rappresentata. E quindi ho iniziato a scrivere io prima storie, fiabe o storie con dei piccoli animali che impersonavano determinate situazioni, per poi effettivamente scrivere romanzi adesso. Ecco, romanzi, sei arrivata a quota 3, giusto? La ragazza che Sì. scrive con tutto l'amore che so e sono ancora qui. Due pubblicati con Mondadori, uno pubblicato adesso, quello di cui parleremo con tutto l'amore che so, da Terra Santa Edizioni. Allora, con tutto l'amore che so, un romanzo, come anche ha scritto qualcuno, leggere le pagine di questo libro è come prendere boccate di aria pura e non aver paura di volare. Raccontaci della protagonista di questo romanzo. La protagonista si chiama Sofia ed è una ragazza che ha una malattia. Ha una malattia, ma allo stesso modo forse anche la malattia stessa a farla innamorare della vita. Infatti, nel corso del libro inizierà a sperimentare varie forme d'amore, amicizia, famiglia, per la vita, per un ragazzo e così via. E questa storia nasce affinché Sofia sia un po' l'esempio, specialmente per i ragazzi, di mostrare come è vero che ci sono delle diversità, però alla fine sono diversità che tutti abbiamo, perché tutti siamo dei calzini sbagliati in questo mondo. Semplicemente c'è chi, come me, come Sofia, che è più lampante e non può nasconderlo, e forse questa è anche una fortuna. Quanto c'è di Sara in Sofia? Molto, molto, per quanto non sia un'autobiografia, però nel passare del tempo poi mi ci rivedo sempre più, perché questo libro nasce proprio perché volevo sentirmi rappresentata, rispetto poi a quei libri che ho pubblicato successivamente. Sofia nasce perché avevo bisogno di raccontare un pezzetto di me stessa. Ed è stato sicuramente un qualcosa di salvifico, perché una questione è parlare o ancora cercare di riflettere su se stessa, però fa anche male nel momento in cui tu non dai un nome. Invece, donando parte della mia storia a Sofia e anche delle mie esperienze, sono stata quasi imparziale verso me stessa e quindi è stato un toccasana per conoscermi e riconoscermi. Questo libro, ma anche gli altri, sono davvero degli inni alla vita, Sara. Ogni pagina davvero celebra la vita, anche se
Uso una frase che potrebbe sembrare banale, non è tutto rose e fiori. Tu stessa ti trovi a dover vivere una condizione che ti fa ogni giorno affrontare una malattia rara fin da quando eri piccola, dall'età di 8 anni. Sei giovanissima, ma insomma, qualche anno in meno. Come affronti questo confronto quotidiano con una situazione che in qualche modo non è difficile e può metterti di fronte ad una situazione dolorosa, complicata? Ecco, come vivi la malattia? Allora, la vivo abbastanza bene perché a 8 anni la malattia ha avuto dei peggioramenti, però io ce l'ho da quando sono nata. E paradossalmente questo è stato un bene perché nel momento in cui tu conosci il dolore, pensi che tutti gli altri ce l'abbiano perché ci sono cresciute insieme, quasi fosse un migliore amico, anche se non l'amico con cui condividere la pizza, quello no, però il dolore è sempre stato parte integrante della mia vita. Quindi non ho mai avuto dei confronti tra la vita del passato e la vita del presente, perché per me il presente aveva una situazione un pochino più complessa, che però era la mia. Invece ho notato che fosse qualcosa di difficile, di più complesso nel momento in cui, oltre a passare tempo in ospedale, perché poi per fortuna la mamma e il papà mi hanno sempre mostrato l'ospedale quasi fosse un gioco, cioè mi dicevano che quella era l'isola di Peter Pan e quindi solo pochi bambini potevano accedervi. E in un qualche modo ero anche felice di questa cosa. Quando ho iniziato ad avere consapevolezza, quando la situazione è iniziata a peggiorare, vedevo quante cose potessero fare gli altri miei coetanei, i bambini fino ai ragazzi, e invece io non potessi. Da una parte questa cosa mi fa soffrire, dall'altra è diventata una chiave di volta per scoprire il mondo, perché se fisicamente non posso correre, non parlo solo di correre nel vero senso della parola, ma correre anche di essere troppo attiva perché magari il mio corpo mi chiede dei ritmi particolari, ho iniziato a vedere anche i piccoli dettagli della vita. E siccome noi viviamo in un mondo sempre frenetico, dove siamo costantemente bombardati da informazioni, forse avere anche un pochino di tempo in più per vedere un arcobaleno e sorprendersi, secondo me è un toccasana di vita. È un toccasana di vita, sono davvero anche le tue parole, cara Sara. La ragazza che scrive, pubblicato nel 2023, poi sono ancora qui nel 2024. Beh, una curiosità, quando scrivi un libro, da che cosa ti lasci ispirare? Hai, dei riti che precedono la scrittura o mentre appunto ti approcci alla stesura del romanzo, scegli una stanza particolare della tua casa? Ci sono delle persone che ti accompagnano mentre lo fai? Raccontami qualche, come dire, il dietro le quinte di una scrittrice, di una bookstagrammer, poi ci spiegherai che cosa significa Certo. questo termine così complicato. No, per la scrittura della verità non ho riti particolari e non ho neanche stanze particolari, proprio perché vivendo spesso in ospedale, dovendo girare da un paese all'altro, mi comporta non avere una casa fissa, ma la mia casa vera e propria è la mia famiglia, quindi dove ci sono loro. Io ritorno un po' ad avere un'armonia, ad essere più tranquilla. Quindi ecco, sicuramente scrivo nel momento in cui siamo tutti insieme, per quanto per me la scrittura sia un qualcosa di molto privato. Infatti, fino al momento della pubblicazione, io non condivido i miei testi, anzi, preferisco che li leggano su carta stampata. Ed è tutto un processo che mi aiuta all'inizio a dare una parola a un dolore specifico, a una situazione specifica, perché io sono abbastanza certa che nel momento in cui una situazione difficile non ha un nome, non riusciamo neanche
ad affrontarla. E magari per dare un nome ci serve un intero romanzo, che è quello che faccio io. D'altra parte, attualmente invece, la scrittura sta diventando anche un modo per far sì che i ragazzi, magari più fragili, riescano ad avere una voce, perché un ragazzo che non parla, a dir la verità, parla 2000 lingue diverse e sta chiedendo aiuto. Se vogliamo seguirti su Instagram c'è un account, la Sara Books, appunto, la Sara Books, quindi questo è il tuo account su Instagram. Bookstagrammer che cosa significa? Scusami se torno su questo termine, ma mi ha davvero incuriosito. Significa una persona che parla di libri sui social, in modo particolare in questo caso su Instagram. Siccome i social vengono sempre considerati come un qualcosa di cattivo, che i ragazzi addirittura possano essere influenzati, è vero, questo non lo posso negare, ma d'altra parte ci può essere anche un utilizzo consapevole e parlare di libri, di cultura, anche di vita vera, quindi senza troppi filtri nella vita stessa. Ecco, ho scoperto come molte persone, specialmente più giovani, vogliano questo, vogliono sentirsi essere compresi, anche perché noi topi da biblioteca veniamo sempre un pochino demonizzati. E sapere che ci sono altrettante persone al di fuori del nostro paese ci aiuta tanto anche per consigli, suggerimenti. E poi si sa, quando si è d'accordo su un libro, quando si hanno più o meno gli stessi gusti, allo stesso modo lo è così anche nella vita. Allora, io lo sto facendo in diretta, la Sara forse già ti seguivo, ma vediamo se la Sara Books, eccolo qui, sì, già ti seguivo, vediamo, ecco, scrivo storie di vita vera, ma studio ingegneria, questo non l'ho detto, sei una studentessa di ingegneria, un profilo, non so se la regia riesce a fare senza farvi impazzire, eccolo qui, questo è l'account di Sara Ciafardoni, la Sara Books. Eccolo qui, quindi vedete appunto non solo consigli di lettura, ma scatti video di vita vera. Eccolo qui. Eccoti qua, in tutta la tua bellezza. Allora, Sara, ho tante altre domande da porti. Se hai la pazienza di restare collegata con noi qualche secondo, mandiamo un tassativo e poi Certo. torneremo insieme, perché è un grandissimo piacere stare con te questa mattina. Pubblicità e poi ancora insieme. Giovane scrittrice, studia ingegneria, è una influencer, blogger, parla di libri su Instagram. È un grande piacere averla con noi questa mattina. Sara Ciafardoni, Angela Sara Ciafardoni, quindi bellissimi nomi i tuoi, cara Sara. Allora, ricordo i tuoi romanzi, La ragazza che scrive, Sono ancora qui e con tutto l'amore che so, degli inni alla vita. In tutto questo, che posto occupa la fede nella tua vita? La fede per me ha un posto davvero importante, tant'è che in tutti e tre i romanzi ne parlo. La fede per me non è vista come un qualcosa legato al miracolo, se non al miracolo della vita. Molto spesso mi chiedono come fai a credere in questa situazione. Ecco, non è un nonostante, non è che qualcuno mi abbia obbligata, per quanto io viva in una famiglia credente, non mi hanno obbligato a credere, piuttosto mi hanno sempre detto fai le tue scelte, anche se non volessi farlo, se pensassi che un'altra religione ti appartenga di più, noi ti amiamo. Quindi io mi sono innamorata della fede così com'è, senza obblighi, senza restrizioni, e ho capito come questa sia quasi una sorta di arbitro che non è che non ti faccia cadere, non è che non ti faccia sbagliare, ma può darti un catenino giallo, può darti un abbraccio nel momento in cui sei in difficoltà e ti permette di essere guidato, di fare i tuoi errori, però avere sempre qualcuno che ti riesca a sostenere e a rialzarti anche nelle situazioni più difficili. È come se fosse un grande genitore e io sono veramente molto felice perché, per quanto creda che anche chi non crede, crede, il fatto di esserne consapevole mi ha permesso anche di superare tanti momenti difficili.
Allora, cara Sara, ho esordito questo collegamento dicendo che i tuoi libri sono davvero delle boccate di aria pura, ma anche le tue parole, la tua testimonianza è ossigeno, è aria pura, è davvero un inno alla vita. Visto che tra le tante cose che fai c'è anche quello di consigliare, no? Parlare di libri, consigliare dei libri, due curiosità. La prima è che libro stai leggendo in questo momento, quale libro hai sul comodino e poi consigliaci un libro da portare con noi al mare quest'estate, magari sai una via di mezzo che si possa leggere anche in spiaggia o mentre si è al lago, in montagna o in campagna, qualcosa che insomma possa in qualche modo catturare la nostra attenzione. Certo, il libro che sto leggendo io, che ho iniziato ieri, purtroppo grande lacuna, è Amore e Psiche. L'avevo studiato a scuola ma non l'ho mai approfondita e già sono a metà. E invece, libri da consigliare ovviamente dipende da persona a persona, da genere e così via. Però sicuramente uno di questi che io ho letto tra l'altro la scorsa estate è L'allievo di Davenia, ovvero di questo professore che ha una classe di ragazzi un po' scapestrati, che però hanno tutti una storia da raccontare, e lui, che è un uomo che ha dovuto affrontare tante situazioni difficili, tant'è che è cieco, riesce a compensare questo aspetto mettendosi all'ascolto dei ragazzi. E la cosa più simpatica è che lui è un professore di fisica, quindi mostra tutto il lato filosofico della fisica, che viene sempre considerata dai ragazzi, ma anche dagli adulti, come un qualcosa di troppo poco vicino all'uomo, invece è proprio il linguaggio che descrive la natura, almeno cerca di farlo, e lui cercherà di essere vicino a tutti i ragazzi. Tra l'altro c'è anche un bellissimo capitolo che parla di fede. Che meraviglia! Allora, Alessandro Davenia, l'allievo di Alessandro Davenia, però consigliamo anche gli altri libri, così come, ecco, meraviglioso. Così come consigliamo di leggere i libri di Sara Ciafardoni, La ragazza che scrive, sono ancora qui e con tutto l'amore che so. E seguitela su Instagram, lasarabooks. Allora, grazie di cuore per essere stata con noi in collegamento questa mattina, ma mi hai fatto una promessa che la nostra foto, che è già sui social è Assolutamente. già sul mio profilo Instagram, diventerà presto una foto fisica, quindi ti aspettiamo a San Giovanni Rotondo. Ti ringrazio di cuore davvero Sara, davvero ti auguriamo tutto l'amore di questo mondo. Grazie a te. Ciao, buona vita. Grazie. Ciao Paola, grazie. Ciao. Ciao, sono davvero quelle interviste, quei collegamenti che ti rimettono in pace con te stessa e anche con il mondo.